Child Social Club. Eccoci qui con Antonio Di Lazar. Oggi prima partita per te, un esodio. Poteva andare meglio perché diciamo che avete incontrato una grandissima, credimi, in grandissima forma. E voi oggi c'è da rimproverarvi forse che non avete preparato al meglio. Siete arrivati in 5 contro gli altri che infatti erano in 10.
e avete sofferto forse un po' dal punto di vista fisico, anche se negli ultimi minuti vi siete un attimo, avete dato un attimo una botta d'orgoglio. Cosa è mancato oggi? Sicuramente, come hai detto tu, la presenza numerica. Eravamo 5, loro in 10, grandissimi sia numericamente che a livello emotivo, quindi presenza numerica sicuramente. Ce l'abbiamo messa tutta alla fine, anche se eravamo in 5. Alla fine, come hai detto tu, abbiamo dato uno sprint finale, ma la presenza numerica ha giocato a nostro sfavore. Loro erano in grandissima forma, hanno giocato con la testa, se la meritavano, cioè, ci siamo divertiti. Va bene Antonio, speriamo in un 2018 migliore rispetto ad oggi e vi auguro in bocca al lupo e buon lavoro per le prossime partite. Buon lavoro anche a voi. Grazie, ciao. Eccoci qui con i campioni di Credito Emiliano. Oggi una partita incredibile, veramente avete iniziato un 2018 alla grande, vi siete trovati veramente a memoria, facevate delle geometrie veramente belle e c'è da dire forse che anche ha giocato a vostro favore il fatto che eravate in 10, quindi siete riusciti a darvi il cambio nel momento giusto contro un Lazar che tecnicamente è anche buono sulla carta, ma oggi fisicamente hanno in 5 un po' contati. Ma a parte l'aspetto fisico, è il gioco che oggi ha stupito un po' a tutti i tifosi. Che cos'è il vostro segreto per giocare un po' così a memoria? Vi trovavate veramente in due tocchi, eravate in porta. Allora, innanzitutto c'è da ringraziare uno dei nostri maestri, Angelino, che è diventato papà, e quindi gli facciamo tanti auguri e congratulazioni. Tanti auguri anche a parte nostra. E poi cosa c'è da dire? Sicuramente siamo una squadra che, se al completo o al massimo con qualche defezione, abbiamo delle qualità molto molto importanti. Loro erano pochi e noi ovviamente con una sorta di giro di cambi che ha fatto il mister abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo e abbiamo messo in campo anche tanta qualità, che è quella che forse non ci è mai mancata. A volte ci è mancata un po' la grinta. Oggi invece abbiamo fatto proprio bene in tutti gli aspetti, diciamo. Quindi qualcosa da migliorare per questo 2018, per puntare veramente alla vittoria di questa Champions League? Cosa manca, mister? Dobbiamo migliorare comunque tanto. Stasera ci siamo divertiti, abbiamo fatto un'ottima partita, però se vogliamo andare fino in fondo dobbiamo comunque crescere sia come condizione che come gioco corale, perché in alcuni momenti comunque abbiamo sofferto. Anche alla fine, comunque, i nostri consueti cali di concentrazione, dobbiamo migliorarci da questo punto di vista, perché più le partite si fanno difficili, più non possiamo permetterci di sbagliare. Benissimo, comunque vi auguriamo un ottimo 2018, iniziato alla meglio, e in bocca al lupo per le prossime partite. Viva il lupo. Ciao, grazie ragazzi. Ciao.